Le città coprono solo il 2% della superficie terrestre. Eppure, nel 2040, almeno il 65% della popolazione mondiale vivrà in città. Per conoscere più da vicino come la città sta cambiando la sua forma, i ragazzi hanno incontrato il professor Carlo Ratti. Un gruppo di ragazzi, tre osservazioni su cui riflettere insieme, una domanda sul futuro a tracciare la rotta e un punto di partenza, il campus di HFAR. Sono Giacomo Mazzariol, ho 22 anni e ho scritto un libro sulla mia generazione. Benvenuti nella We Generation. Noi ragazzi siamo attratti dall'opportunità della grande città, un po' come se fossero delle grandi baie che raccolgono i migliori flussi che passano per di là. Vivremo in città iperconnesse, intelligenti, sensibili, cioè... Una città super tecnologica, sì. Dove e invece tramite il telefono mi segnalerà il posto libero. Un ambiente in cui tutto è connesso. Ci saranno sistemi di comunicazione più avanzati. Le cose, specialmente relazionate a questo ambito, stanno crescendo in maniera esponenziale. Grandi centri di relazioni in cui la tecnologia ci aiuterà a trovare la nostra traiettoria. Ma come sarà la città del futuro? C'è un italiano che ogni mattina si sveglia per immaginarla e poi lavora per realizzarla. Carlo Ratti, sono un professore al MIT Boston, dove dirigo un gruppo che si chiama Sensible City Lab. Questo nuovo mondo, il mondo della città smart, o meglio la città sensibile, della Sensible City, se lo sappiamo usare correttamente, potrebbe essere un mondo che arricchisce la nostra rete di relazioni. Ora ci troviamo proprio nella nostra, diciamo, base di lavoro e di ricerca, è partito un po' tutto da questa casetta. Quali sono i cambiamenti concreti da una città, diciamo, normale a una smart city? La città ci permette di scambiare delle cose, le prime città nascono intorno ad un mercato, ci permette di scambiare delle idee e questo credo che non sia nient'altro che la continuazione di quel processo che ci permette, stando insieme, di tessere nuove relazioni e di essere più forti proprio grazie alla diversità della città. Come cambieranno le relazioni appunto per il fatto che si vivrà tutti in un mondo più connesso? C'è il mondo dei dati, il mondo digitale e c'è il mondo fisico. Mettendoli insieme riusciamo a capire meglio il mondo fisico, a farlo funzionare meglio o anche a progettare meglio appunto lo spazio in cui viviamo. Città intelligente significa mobilità intelligente. Un'auto gestirà fino a 5100 terabyte di dati in un anno, più o meno la memoria di 50.000 smartphone. Secondo voi perché una macchina a 5 posti? Per far viaggiare le famiglie forse. Esatto, perché è necessario pianificare qualcosa che ci permettesse di avere tutta la famiglia insieme. Il 95% del tempo un'automobile non solo non usata, ma usa lo spazio pubblico molto prezioso delle nostre città. Nel momento in cui con la tecnologia invece riusciamo a prendere un'automobile solo quando abbiamo bisogno, a quel punto riusciamo ad avere un sistema che potenzialmente è molto più efficiente. Probabilmente delle auto di forma diversa, alcune più piccole, alcune molto più grandi, per condividere anche i viaggi. La tecnologia riesce a rendere la mobilità più sostenibile, più efficiente e magari anche più socievole. Guidare un'auto connessa con l'ambiente esterno, che figata! Tu ti sposti e la città si modifica di conseguenza intorno a te. Pensate a quante cose potremmo fare. Fidatevi, andrà ben oltre il trovare sempre un parcheggio libero, che è già tanto.